Sappiamo che è bianco, abbondante in natura e che va utilizzato con un pizzico, sì, ma di parsimonia. E allora sappiamo poco o niente, perché l'ultima frontiera della cucina internazionale è guardare ormai a tutti i colori del sale. Arrivano dai quattro angoli del pianeta, portando sulle tavole effetti cromatici e soprattutto aromatici molto particolari. I grandi chef sperimentano e li richiedono. Le aziende produttrici hanno fiutato l'affare e ne sfornano ogni mese di nuovi. I cuochi della domenica non li disdegnano, perché con pochi granelli colorati si può dare quel tocco che conquista i commensali. Il 50% di questi sali viene usato per decorare, per disegnare quasi i piatti. Ma l'altro 50% viene usato proprio per le carotenoidi. E quindi per particolari abbinamenti. È chiaro, i sali più forti saranno su piatti più compositi e i sali più leggeri, come i fior di sale, possono essere invece messi su tutto, anche sulle verdure, sul riso in bianco. Ci sono quelli lavici di origine vulcanica, nero o rosso delle Hawaii, dal sapore persistente e ricchi di ferro. Il sale vichingo, danese, che schiacciato sulla pietanza dà un deciso aroma affumicato. Quelli molto speziati, come il blu persia, direttamente dalle miniere dell'Iran, o l'abbagliante viola indiano. E con un pizzico d'orgoglio gli appassionati ricordano che uno dei sali più apprezzati non arriva dall'altra parte della terra, ma dalle langhe piemontesi. È quello al tartufo, rosso o nero. Se ne aggiunge un po' nella pasta in cottura, pare che il profumo faccia impazzire in particolare gli stranieri. Per i palati più delicati, il fior di sale di Trapani, molto leggero, o quello di Cervia, solo un po' più sofisticato nella versione già miscelata con spezie e aromi per carne o pesce. Tutto è cominciato con il rosa, il colore del sale himalayano, il primo ad uscire dal dominio esclusivo delle grandi firme della cucina, per diventare di uso quasi comune. Viene estratto in grotte a 3.000 metri di altezza, dove milioni di anni fa c'era l'acqua, quindi è un prodotto completamente incontaminato. Ecco perché è l'unico tra questi scaffali che può essere utilizzato anche come sale da bagno, ma è stato anche il primo ad essere messo in commercio ad un prezzo, per così dire, contenuto. Poco più di 5 euro per un vasetto da 200 grammi ed è uno dei più economici. Sì, perché a quanto pare, per dare una suggestione esotica ai propri piatti, bisogna spendere. Hanno un prezzo molto elevato perché sono prodotti che hanno una produzione minima, piccolissima. E la loro provenienza è lontanissima, quindi influisce tanto anche il costo del trasporto, il confezionamento, i vari passaggi. Sbagliare le dosi dunque può rovinare la cena, la salute ed il portafogli. Una buona idea può essere un kit di ampolline con 6 tipologie diverse per ogni occasione, anche perché nel dubbio chiedere un consiglio su come utilizzarlo non costa nulla. Si sa che in Italia c'è molta attenzione sulla preparazione dei piatti, c'è tanta gente che ha passione, soprattutto gli uomini. Le donne si avvicinano in maniera più scettica, perché indubbiamente sono più smaliziate.